Grazie, scusate il ritardo, davvero tantissimo, ma purtroppo, come voi sapete, la viabilità della nostra regione non è sempre particolarmente facile, e anche questa sera ho trovato un incidente ai noi, e quindi una volta tanto non è all'Italia, ma è la tangenziale di Torino che ci ha messo lo zampino. Ci tenevo a essere con voi e a fare anche un grande augurio a questa iniziativa mi pare abbia colto un elemento fondamentale di questo momento. Voi lo sapete benissimo e ne siete orgogliosi. Si è riusciti a ottenere un riconoscimento straordinario per queste terre, quale è appunto l'essere patrimonio dell'UNESCO. È una grande, grandissima chance. Non è sufficiente avere oggi questo titolo per poter avviare un vero, serio, forte percorso di rilancio e di potenziamento di quelle che sono le risorse complessive di queste terre. C'è bisogno, insieme a questo, colta questa opportunità di andare a mettersi insieme, di andare a fare sinergia tra tutti i soggetti attivi del territorio e a insieme a rilanciare, potenziare, rendere visibile appunto una capacità di fare sintesi. Vedete, noi lo stiamo continuando a ripetere in tutti i frangenti, lo diremo di qui a breve a Expo 2015, certamente noi abbiamo degli elementi di grande qualità. In tanti luoghi, questo poi in maniera straordinaria, abbiamo anche elementi di eccellenza, ma questi debbono essere traino per tutto un sistema economico e debbono portare un beneficio ad interi territori. La grande e straordinaria caratteristica dell'agroalimentare italiano è quella di essere connessa ad un territorio. È una capacità questa che non molti altri paesi al mondo hanno, e noi dobbiamo saperla sfruttare al massimo facendo sinergia e mettendoci ciascuno quello che è il proprio. C'è una responsabilità del pubblico, c'è una responsabilità naturalmente di chi ha compiti di governo a livello nazionale, a livello regionale e del territorio, e voi lo sapete benissimo. Stiamo cercando di affrontarla, sia pur tra mille difficoltà, cosa che nel concreto vuol dire sburocratizzazione, vuol dire semplificazione, vuol dire diverso rapporto tra il sistema delle imprese, anche in agricoltura, e lo Stato e le istituzioni, le organizzazioni di rappresentanza. Ribadisco, faticoso perché dobbiamo mantenere un livello altissimo di qualità e quindi anche di controlli, ma dobbiamo certamente tagliare cose inutili, e in questo momento stiamo lavorandoci. Il nuovo codice del vino, le sburocratizzazioni, la nuova PAC, anche con le forme semplificate che stiamo cercando di introdurre, vanno in questa direzione. Ma il nostro lavoro, ve lo dico con grande schiettezza, non è sufficiente. La scommessa, certo, noi dobbiamo farla come istituzioni e abbiamo gravi responsabilità, ma la dovete fare insieme a noi voi tutti, andando a fare qualcosa che non è del tutto abituale alle nostre terre, mettersi insieme, avere il coraggio di aprire appunto iniziative come questo consorzio, che superano quelle che sono le rivalità, che talvolta sono anche buone, hanno anche fatto crescere in queste terre, lo sapete benissimo, non c'è bisogno che citi appunto esempi illustri, la competizione è stata decisiva per la crescita, ma deve oggi trasformarsi ancora una volta in una competizione cooperativa, cioè una competizione sì naturalmente per la qualità e l'eccellenza, ma cooperativa, perché sappiamo perfettamente che soltanto lavorando in squadra e facendo massa critica noi possiamo affrontare alcune sfide nuove. In particolare appunto la sfida dell'essere un territorio che oggi viene guardato dal mondo e da numeri di persone molto più consistenti che nel passato, la sfida dell'internazionalizzazione che, guardate, è molto di più dell'export,
perché vuol dire cambiare testa alle nostre imprese, non soltanto portare i nostri prodotti qua e là per il mondo, e vuol dire anche riuscire a mantenere il territorio nel suo complesso ad un livello qualitativo alto. Vedete, noi spesso appunto cogliamo nel riconoscimento dell'UNESCO un premio e anche una sfida, e anche una sfida, voi lo sapete, il mantenere questo territorio a livello alto, il garantire che quella qualità possa essere percepita anche dai tanti che arriveranno e stanno arrivando dal mondo, e speriamo appunto che il prossimo semestre sotto questo profilo ci dia grandi soddisfazioni, è un impegno collettivo. Non può essere un impegno soltanto delle pubbliche amministrazioni, ma deve essere un impegno appunto assunto tutti insieme. Allora, nel farvi appunto un grande in bocca al lupo per questa iniziativa, io vi ringrazio, anche ringrazio quanti hanno già scelto di essere con voi, spero che altri ancora appunto ci stiano in questa avventura, e vi ringrazio perché hanno colto questo elemento fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Dobbiamo superare il particolarismo e dobbiamo saper scommettere invece sul lavorare insieme, con le difficoltà che sappiamo ci sono sempre nel mettersi insieme, ma anche con la comprensione che questo è l'unico modo per riuscire ad affrontare appunto delle sfide molto ambiziose come quelle che oggi abbiamo di fronte. Quindi sappiate che sotto questo profilo avrete certamente al vostro fianco il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'alimentare è importante, io continuo a ripeterlo, perché molte volte nel tempo passato abbiamo immaginato l'agricoltura disgiunta dall'agroalimentare, mentre oggi noi ci rendiamo conto, e voi lo testimoniate, che invece nell'unione tra questi due elementi che noi riusciamo a rendere anche l'attività agricola remunerativa, e riusciamo a fare in modo che la qualità della produzione venga anche apprezzata poi dal consumatore finale e venga naturalmente anche retribuita, valorizzata e tenuta in debita considerazione. Quindi davvero sappiate che il nostro Ministero guarderà con grande attenzione, con grande favore, e speriamo appunto anche già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con la grande avventura di Expo 2015 a Milano, si possa appunto andare a lavorare insieme per far sì che quanti arrivano a Milano possano capire qual è il patrimonio del nostro paese, e molti possono anche vedere questa che è una appunto delle aree più interessanti e per certi versi anche più significative di quello che è il messaggio che noi vogliamo dare al mondo con Expo 2015. Vedete, ve la dico a slogan: dopo 30 anni di globalizzazione che per molti versi era omologante, cioè che immaginava l'agricoltura tutta con le grandi pianure americane, portata appunto a produzioni esclusivamente vocate alle quantità più che alla qualità, un'agricoltura nella quale noi, dobbiamo dircelo chiaramente, eravamo e siamo perdenti perché non abbiamo queste caratteristiche. Oggi noi andremo a presentare una proposta di un'agricoltura invece rispettosa delle colture, delle culture differenti, e cercheremo di dire che quella cultura, quel modello è sostenibile ed è un modello che può dare ricchezza ai territori. Ebbene, io credo che l'esempio di queste colline sia l'esempio migliore. Spesso lo ripeto, ma voi lo sapete, non c'è bisogno nemmeno quasi di ricordarlo, le terre di Langa erano terre di povertà. Oggi, grazie a questo straordinario investimento e grazie a un'innovazione grande, a un lavoro tenace, sono terre che danno prosperità e che sono riconosciute nel mondo per la loro specificità nella produzione. Questo è un aspetto molto importante. Hanno saputo cogliere gli elementi fondamentali appunto della differenziazione, della qualità, in molti casi dell'eccellenza, che erano necessari per crescere. Io credo che noi oggi abbiamo bisogno di fare tesoro di tutto questo e di metterlo sotto gli occhi di quanti verranno a Expo come una buona pratica. Non è soltanto la promozione del Made in Italy, non è soltanto questo, per quanto noi ci teniamo e contiamo moltissimo su questo, anche per ritornare ad avere un po' di crescita che è estremamente necessaria in questo momento, ma è anche il nostro contributo culturale
per il cambiamento del nostro mondo, perché siamo convinti che intendere l'agricoltura in questa forma sia una cosa molto buona per tutti i popoli e per procedere appunto su un'altra strada rispetto a quella che abbiamo percorso, una strada che può davvero nutrire e nutrire bene il pianeta. Allora, rivederci presto per gli appuntamenti legati a Expo. Ancora io formulo a tutti voi questo augurio e ancora davvero di cuore un ringraziamento per il lavoro che state intraprendendo insieme. Grazie. Caro Vice Ministro, sono un po' emozionato a parlarti, è tanto tempo che non ci vediamo, ma anni fa nel mondo del volontariato e del sociale tu sei sempre stato molto impegnato, ci siamo trovati in tanti incontri, poi hai fatto una grande strada e noi non abbiamo mai smesso comunque di credere al territorio. Il progetto della candidatura UNESCO, lo dico oggi al Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, noi avevamo il Ministero dei Beni Culturali che gestiva il progetto, io in prima persona l'ho curato per quasi 10 anni, ma poi quando è entrato il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non me ne vogliono gli amici della cultura, i quali i ministri anche sono succeduti, perché è venuto dei governi Agliosa, quindi tu sai che non è stato molto facile. Ebbene, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la persona del dottor Petrillo e di tanti dirigenti e il ministro stesso, i viceministri che ti hanno anticipato, ebbene, sono partiti personalmente per onorare la causa delle Langhe, del Monferrato e del Roero, e ne sono testimone, perché non abbiamo avuto facilità. Il Ministero dei Beni Culturali era la parte classica della candidatura, ma la parte in prima linea era del Ministero delle Politiche Agricole e deve avere un ruolo importante, perché qua è l'agricoltura che porterà alto il mantenimento del riconoscimento. Michele Ferrero negli anni 50 e 60 ha inventato il rispetto del dipendente andandolo a prendere a casa e portandoli, come fa ancora adesso, sul posto di lavoro. Grazie a quell'imprenditorialità lungimirante abbiamo rivoltato questi territori. Si rivolta la campagna, tu lo sai, perché bisogna rivoltare la terra dopo un certo periodo. Ebbene, qui le persone l'hanno rivoltata e bisogna aiutare questo rivoltare positivo, che il Ministero dei Beni, il Ministero delle Politiche Agricole sia sempre al nostro fianco. In Regione c'è una grande assessorata all'agricoltura che sta lavorando, ma è fondamentale, perché ci sono i problemi delle viti, noi non dobbiamo estirpare le viti e mettere noccioleti, con tutto il rispetto, dove c'è la flavescenza dorata che sta imperversando, ma la fiducia degli anziani... La fiducia degli anziani cala quando non ci sono gli aiuti, i sostegni adeguati, e allora mettere magari un noccioletto porta risorse, ma porta a non avere più il famoso patrimonio, perché il patrimonio va mantenuto, ma va mantenuto anche con le operazioni a sostegno dell'agricoltura eroica, delle Alte Langhe, del Monferrato, di zone bellissime, è vero, dove ci sono gli inferno, non sono minori. Ci sono vitigni più qualificati al mondo che sono stati la parte che ha reso il paesaggio forte, e quindi dall'altra parte abbiamo questa composizione culturale della morfologia di tutto il sito. Ma io davvero oggi faccio un appello al Ministero che sia vicino a sostenere le eventualità critiche di questo territorio. Senza quell'aiuto non sarà possibile mantenerlo nel corso degli anni. Questo è un impegno che davvero da Cuneese, da... Tu sei di queste zone, le conosci bene, per quanto potrei fare, attenzione, quello è un campanello forte d'allarme che ci potrà mettere in pericolo su questo sito. Quindi tutto il resto poi andrà bene, ma se ci sarà questo sostegno da parte del governo. Grazie a tutti.